Senesi, classe 1965, matura le prime esperienze professionali collaborando dalla metà degli anni 90 alla testata Lazarus Led di Ed Capone, pubblicata dalla Star Comics, di cui diventa copertinista a partire dal numero 18. Nel 97 si aggiudica il premio Fumo di China come miglior giovane disegnatore italiano. E nello stesso anno realizza per la Marvel Italia un episodio della serie Conan il Conquistatore. Approda alla Sergio Bonelli Editore nel 2001, entrando nello staff di Dampir. La sua prima storia, di Dampir, Il mare della morte, gli vale l'assegnazione del premio Cartomics IF 2003 come promessa del fumetto italiano. Dal 2016, ascoltate un po', si cimenta con Tex, prima con due storie brevi e quindi sulle pagine della serie regolare dedicata al Ranger Bonelliano. Di chi stiamo parlando, care amiche e cari amici di Storie del Raccontare? Stiamo parlando di Alessandro Bocci, che è venuto a trovarci nei nostri studi. Benvenuto Alessandro. Grazie, grazie mille Roberto. Allora, devo confessarti che innanzitutto devo spengere il telefonino perché mi ha squillato un po'. Sono queste cose che dobbiamo assolutamente ricordarci prima dell'inizio di ogni trasmissione, e però questa volta me ne sono dimenticato. Devi avere pazienza, però ho rimediato. Allora, ti dicevo Alessandro, devo confessarti che io non ti conoscevo. Questa tua presenza è dovuta all'interessamento della nostra segretaria di produzione, nonché della mia coordinatrice di questo programma, che assieme a me collabora, Elena Cardaioli, la quale mi ha detto: ma devi sapere Roberto che a Siena c'è il disegnatore, il fumettista di Tex. Ma va? Dice, sì, certo, Alessandro Bocci, dobbiamo intervistarlo e lo intervisteremo, prendici contatto e invitalo, ed eccoti qua. Certo. Allora, mamma mia ragazzi, però precisiamo, allora, che a Siena prima di me c'è stato un altro fumettista di Tex, che è Giovanni Ticci, storico. Giovanni Ticci, ci si arrivava, comunque hai fatto bene a menzionare. Ecco, ma allora continua questa tradizione, su questa linea, no? Perché proprio da Siena scaturiscono tutte queste... È una cosa strana, perché ma esistono anche altre realtà dove si assemblano più disegnatori per un certo periodo di tempo. Io le richiamo un po' delle casualità, perché comunque, come magari poi parleremo più avanti, vedremo che il disegnare o comunque l'approcciarsi con l'arte non è una cosa che uno decide di fare a priori, cose del genere. È più un istinto, quindi anche il fatto che due disegnatori dello stesso personaggio possano vivere nella stessa città, secondo me, è più dovuto alla casualità che a volerlo. Ma comunque, allora dunque... Una piacevole casualità. Una piacevolissima casualità, sì. Allora, io avrei un curriculum infinito, sì, che ti appartiene, però come spesso ci accade, facciamo parlare le fotografie, certo, i disegni che tu, certo, ci hai voluto fornire, iniziando con il capitolo un pochino personale che riguarda, certo, in particolar modo la tua famiglia, te, ok? Ecco, qui ti vediamo in tenera età. Lo sai chi mi ha fornito questa foto? Un tuo amico, un tuo compagno di scuola, Franco Berardi, Franco, che è il marito di Elena. Sì. Perché eravate in classe insieme. Sì, abbiamo fatto gli studi insieme. Abbiamo fatto gli studi insieme e ho conosciuto Franco in quegli anni. Ma tu non hai fatto quindi l'istituto d'arte? No, io non ho tu fatto l'istituto. Tu provieni da questa scuola, no, di designer? No, io praticamente, i miei studi sono stati, ho fatto il geometra. Io sono diplomato geometra, anche se nel mio sogno sarebbe stato fare l'istituto d'arte, ma probabilmente a quei tempi si diceva che l'istituto d'arte non avrebbe portato a fare nessun tipo di lavoro e quindi era meglio fare una scuola che ti formava per un lavoro. Allora è una storia questa che io condivido volentieri con te, perché è successa la stessa cosa, certo, anche a me. Io, certo, avevo proprio...
voglia di fare l'istituto d'arte, perché insomma un pochino con il disegno mi attrezzavo. Ti capisco. E mio padre mi consigliò invece di prendere tutt'altra strada. Dico mi consigliò per non dire mi obbligò, ma comunque sai, sì, ecco. A 13 anni non è che si possono fare no. 13 delle scelte importanti della vita, no? Quindi ti fai anche un po' guidare, gioco forza, no? Quindi sì. Quello che è successo anche a sì. te. No, no, io sinceramente il fatto di non aver frequentato una scuola d'arte probabilmente ha solamente rallentato quello che sarei poi diventato dopo. La tua esplosione dopo. Poi sì, professionale. Perché comunque io nasco disegnando, ho sempre disegnato. Fin da piccolo? I miei ricordi ancestrali, cioè i primi ricordi che mi vengono a mente, mi vedono sempre comunque che disegno. Cioè non ho mai abbandonato, non ho mai tralasciato. Io non credo di non aver mai disegnato per un giorno della mia vita. Ma sì. Ho sempre fatto almeno un disegno. Ma senti, ma e quindi gli studi ti portano a conseguire un diploma e ho fatto anche il mestiere di geometra per 7-8 anni. Però preferisci fare questo. Però poi quando ho avuto la possibilità di esprimermi dal punto di vista del disegno non ho avuto nessun dubbio nella scelta. Che poi fosse stato fare i fumetti, che erano il mio intrattenimento e il mio divertimento di bambino, e quindi realizzare un sogno è andato benissimo, ma avrei potuto tranquillamente affrontare il mondo della pittura oppure comunque un'attività artistica. Un'attività artistica, perché di fatto lo è. Allora, sì. Proseguiamo nell'andare a sfogliare il tuo album un po' personale. Ecco, qui sei con la tua famiglia, sì, tua sì, moglie sì, e tua figlia, sì, vero? Sì, sì, sì. La mia compagna. Voi abitate a Monteroni? Noi abitiamo a Monteroni d'Arga. Sì. La tua compagna e la figlia, come si chiama la figlia? Si chiama Matilde. Matilde, la tua compagna? Sonia. Sonia. Ok. Condividono con te queste emozioni? Sì, abbastanza. Ti danno qualche consiglio, qualche giudizio? Sì. Sei sottoposto quindi al loro giudizio? No, no, anche perché poi, sai, condividere quello che fai con i membri della tua famiglia, insomma, è anche soddisfacente. Poi mia figlia ha intrapreso la carriera artistica, quindi ah, sì? Perché, sì, perché mia figlia ha fatto l'istituto d'arte, per esempio. Ha fatto l'istituto d'arte. E adesso si è iscritta... Questo caso che... Proseguirà, eh? Chi lo sa, questa avventura di sedersi nel disegnare text, vediamo. Io ripeto sempre, il disegnare e farlo al massimo delle possibilità che si prospettano. Perché poi text è ovvio, è un mondo talmente vasto e talmente importante che può essere considerato come un punto d'arrivo, ma il disegnare, il confrontarsi con il mondo artistico tutti i giorni è veramente bello. Emozionante. Sì, emozionante. Ti trascina proprio. Sì. Allora, durante la trasmissione vedremo tutta una serie di personaggi che comunque hai realizzato, perché Tex, certo, diciamo, è la punta dell'iceberg, no? Di sì, tutta la tua carriera, sì, professionale. Ecco, qui invece, sotto le spoglie di Batman, dove come ti trovi? No, questi sono praticamente sono immagini molto belle. Mi ricordo, ecco, per esempio, questa l'immagine con Giovanni Ticci. Giovanni Ticci. Che nell'incontro abbiamo fatto a Siena, al Santa Maria della Scala, nell'occasione della mostra dei 70 anni di Tex. Di Tex. Oh. E è stato veramente una cosa piacevole, perché Giovanni, oltre a un grandissimo professionista, un grandissimo artista, ho avuto il piacere di conoscerlo anche come persona e posso assicurare. Ti ha dato anche qualche consiglio? Hai preso da lui? No, no. Dal punto di vista professionale non ho avuto consigli tecnici, diciamo, ma Giovanni praticamente mi ha consigliato con il suo lavoro per tutta la vita, perché seguendo il suo lavoro ho imparato tantissimo. Quindi un maestro. Il modo di fare, sì. Un maestro. Quindi questa foto è bellissima, perché avere la possibilità a un bambino di incontrare quello che per tanti anni è stato solamente un nome e poter conoscere quello che è stato uno dei suoi miti, ecco. Una cosa che si è avverato, un desiderio che si è avverato per me. Si è avverato. Andiamo avanti. Forza e coraggio, ragazzi, dalla regia, tra le altre cose, oggi è l'ultima puntata del nostro tecnico Samuele, perché dovete sapere che emigrerà in Rai. Complimenti e auguri a Samuele, ma rimarrà comunque una squadra solida dei nostri tecnici capitanati da Tommaso, da Diego. Allora, qui incominciamo a vedere tutta una serie di assemblamento di fumetti, di personaggi, eccetera. Però mi corre l'obbligo, mentre scorreranno le immagini, certo, chiederti, ma quanto ci vuole per realizzare
un singolo quadretto da poi comporre una pagina? Quanto ci metti di tempo? Allora, il singolo quadretto non sarebbe un problema. Il problema è l'intera pagina da realizzare, perché comunque deve andare a rappresentare una sequenza narrativa. Dunque, innanzitutto diciamo come funziona. Ti forniscono una storia. Certo. Dico bene? Certo. E tu gli devi dare le immagini a questa storia. Sì, funziona così. Praticamente a me arriva una sceneggiatura, ovvero sia un testo che è diviso per narrazione e dialoghi. Quindi io ho sia la descrizione della scena che si svolge e quello che i personaggi vanno a dire in quella determinata pagina. Si tratta solamente di mettere in campo, con il disegno, quello che è stato descritto da uno sceneggiatore. Ovviamente è un lavoro... No, è un lavoro, io devo essere sincero, un lavoro difficilissimo. Intanto prego la regia di far scorrere le immagini, perché ce ne sono così tante e temo che... Ecco, per esempio, l'immagine che stai vedendo adesso è tratta da un lavoro che io ho realizzato per la per il mercato francese. Qui infatti vediamo Notre Dame. E per esempio lavorare per il mercato francese dal punto di vista proprio tecnico è un po' diverso rispetto al mercato italiano, perché proprio la tipologia di sceneggiatura cambia. Qui abbiamo una sceneggiatura più libera, cioè con, come vedrai, le vignette, quindi gli spazi non sono mai tutti uguali, ma è una discrezione del disegnatore che sceglie qual è l'immagine da proporre. No, sceglie l'impostazione della pagina. Ecco, quindi l'impostazione della pagina la realizzi te? Per il mercato francese sì, mentre per il mercato italiano invece è una cosa un po' più ferma, cioè è lo sceneggiatore che dà un input molto più forte, più marcato a quello che poi è la pagina. Allora, questa è una pagina per il mercato italiano, Dampir. Che personaggio abbiamo? Questo è Dampir, il personaggio in cui sono entrato alla Bonelli nel 2001. E come vedi, già il fatto che le vignette siano tutte molto simili ti fa capire che c'è una diversità di narrazione, una diversa fluidità del racconto. Dunque, questi lavori sono tutti rigorosamente in bianco e nero. Il primo tratto è a lapis e poi viene ripreso con la china. Sì. Mamma mia. Il primo tratto è a lapis anche per una questione pratica lavorativa, perché io devo mandare la mia visione della scena in campo allo sceneggiatore e all'editor che supervisiona il progetto. Che quando ti hanno dato l'ok tu trasformi poi in maniera definitiva in china. In china. Quindi il processo è abbastanza lungo. È lunghissimo. Però quanto ci vuole a realizzare una pagina? Considera una pagina come quelle che stanno passando qui, tra la fase di scrittura, la fase di disegno e cose del genere, penso non meno di una settimana. Una pagina? Sì. Una pagina, una settimana? Cioè tutta la storia? Una storia occorre un anno per realizzarla. Quella che leggi in 20 minuti io ci ho messo... Cioè, ecco, infatti volevo dire questo, perché poi le pubblicazioni dei fumetti che da giovani abbiamo divorato, no? Eccetera, avviene veramente in un attimo, in un attimo di tempo. Quindi le persone devono sapere che dietro ci sono settimane, mesi, anni di lavoro. Anni di lavoro. A me questa cosa mi terrorizza, ma in un certo modo mi affascina. Io sto rimando estasiato di fronte a questo lavoro. Se pensiamo ai capolavori di Walt Disney... No, una follia. Che non possono assolutamente essere riproposti anche oggi, tutto viene fatto con i computer, no? No, consideriamo loro, disegnavano fotogramma per fotogramma, a mano. Ti rendi conto? Il movimento degli occhi, della bocca, erano tutta una serie di disegni. Io non sono un grosso esperto di animazione, ma so che, per esempio, oggi disegnano solamente l'inizio del movimento e la fine. E l'animazione in computer grafica fa tutto il resto del movimento. Dunque, allora, innanzitutto ti vorrei fare... Ecco, fermiamoci su questa foto. Ti vorrei fare una domanda. Il fumetto si chiama fumetto perché prende spunto da quello che era scritto all'interno di una nuvoletta, no? Il balloon. Il balloon. Allora, si chiama fumetto per questa ragione. Ecco, chi le mette poi le parole all'interno? Questo è il lavoro successivo. E anche questo è un lavoro, perché esistono Ma aspetta a te? No. Non aspetta a te. È un'altra figura professionale, il letterista, che si occupa di scrivere tutto quello che poi è lo svolgimento della storia che andrete a leggere, che si andrà a leggere nel fumetto. Allora, fino a qualche anno fa questo lavoro veniva fatto completamente a mano, cioè era scritto con
Pennacchina. Adesso invece. Adesso ultimamente sono stati, con l'avvento della tecnologia, sono stati ricreati degli alfabeti che i letteristi usano per simulare, tra virgolette, la scrittura a mano. La scrittura a mano, ma non è più fatta a mano. Solo in alcuni casi la scrittura viene fatta a mano, e lo so perché lo vedo quando mi tornano indietro le pagine. Io vedo il balloon appiccicato sopra e capisco che quello è stato scritto a mano. Tex, per esempio, è ancora un fumetto che viene letterato a mano, anche ancora oggi. La serie regolare. Allora, siete veramente degli artisti, e non c'è niente da fare, anche perché disegnare è molto bello, ma disegnare in un determinato modo e riproporre sempre le facce, i profili del certo. personaggio principale, non è così semplice. Oltretutto, non sei l'unico disegnatore di Tex, no. eccolo, lasciatemi quel primo piano fantastico di questo personaggio, Tex Wheeler. Che gli avrà dato il cognome? In un primo momento doveva essere Tex Killer, vero? Sì, poi sì, gli autori dissero, ma non vorremmo che... No, era un nome un po' troppo... Vero? Killer, già non era molto invitante. Un messaggio. Invece è diventato Tex Wheeler. Ma questo è un personaggio, se non sbaglio, correggimi, che nasce subito nel dopoguerra, 1948. Sì, del 48. 48. Sì. Subito. Ed è vero che il primo numero, il numero uno di Tex, vale anche 2000 euro? No, il numero uno di Tex dipende da che condizione è, ma secondo me vale anche 10 volte i 2000 anche euro. Anche 10 volte i 2000 euro, sì. Però. Ci sono dei particolari numeri di Tex. Io non sono un grosso esperto di valutazione e collezionismo, ma parlando so che esistono dei numeri di Tex particolari che hanno dei valori veramente altissimi. E ci sono dei collezionisti che conservano, certo. non dico tutti i numeri, ma comunque... No, esistono collezionisti che proprio hanno tutta la serie di Tex. Fantastico. E sono 740 numeri. Questo è un fumetto, è un personaggio che ha fatto veramente storia, anche sì. perché poi fu tradotto in cinematografia. Cioè, il personaggio di Tex è bellissimo, questo primo piano. L'hai realizzata tu questo? Sì, sì, sì. Questa che è una copertina? No, queste sono illustrazioni che facciamo in questo bellissimo. Caso qui. Sono disegni che vengono realizzati su commissione, cioè gli appassionati questo spesso, è un classico, spesso e volentieri ti chiedono un disegno e quindi di Tex e quindi realizzi queste cose. Quanti siete disegnatori di Tex attualmente? Ma io penso, di preciso, non sono sicuro, ma sicuramente più di 20. Addirittura più di 20, sì, perché... e tutti si devono attenere a questi profili. Sì, la non potete stravolgere il volto di questo personaggio. No, la struttura, ma soprattutto tutto quello che è Tex dal punto di vista visivo, perché è una cosa che nessuno vede consciamente, ma inconsciamente percepisce che Tex, perché anche il muovere il personaggio in un certo modo, perché Tex si muove in un certo modo, certo. si gira. Ha un atteggiamento. Sì, ha anche una gestualità in un certo modo, parla in un certo modo, e quindi se questi canoni vengono rispettati, il lettore inconsciamente legge Tex. Se non vengono rispettati, si accorge che c'è qualcosa e non funziona. E allora dice, ma questo Tex non mi piace moltissimo. Guardate questi disegni, le sfumature, ogni particolare come viene realizzato. Sono delle piccole, grandi opere d'arte che vengono riproposte a migliaia, a migliaia, a migliaia per realizzare certo. queste storie. Ma quello che nasce, oggi io posso dire una cosa, quello che nasce come un fumetto popolare negli anni 50, cose del genere, proprio perché si diffuse talmente tanto da diventare popolare, oggi dal punto di vista qualitativo non può essere più considerato popolare, nel senso è un'opera d'arte secondo me, perché certo. io parlo per me, ma come tutti i miei colleghi che lavoriamo su Tex, è un continuo migliorare dal punto di vista grafico per offrire un prodotto sempre migliore a chi legge, e anche il lettore stesso è diventato un po' più esigente, cioè si rende conto quando una storia è disegnata bene o è disegnata male. I lettori sono giovani o sono persone adulte? Allora, la maggior parte dei lettori di Tex ha un'età ragguardevole. Ragguardevole. Anche se ultimamente la Bonelli ha varato una testata nuova su Tex che si chiama Tex Wheeler, che praticamente
parte dalla giovinezza, dalla gioventù di Tex, e dovrebbe poi ricollegarsi a quello che è il primo episodio della serie regolare. Questa è una serie fatta con il giovane Tex appositamente per interessare nuovi lettori e sta riscuotendo un discreto successo sia dal punto di vista di pubblico che di vendite. Senti, ti voglio fare una domanda, Alessandro, ma a tuo avviso, e chiedo alla regia se c'è un bellissimo primo piano di un Tex disegnato, allora secondo te il volto di questo personaggio, eccolo qua, è stato, come dire, in primis ha avuto l'ispirazione da parte di qualche attore di Hollywood, perché in quegli anni il cinema americano sfornava tantissimi, sì, colossal, anche western, sì, eccetera. Secondo te a chi potrebbe assomigliare questo Tex? Ma allora, nel tempo poi Tex, il Tex degli inizi, quello che è stato inventato graficamente da Gallup, ha sicuramente risentito di un'influenza hollywoodiana, tra John virgolette. Wayne, sì, ma anche Gary Cooper, per esempio. Anche Gary Cooper io spesso e volentieri nei disegni di Gallup ritrovo. C'è un momento in cui Tex diventa, si stacca da un'iconografia cinematografica dal punto di vista dell'estetica, ed è l'avvento della generazione successiva ai Gallup, come parliamo di Giovanni Ticci, poi arriva Claudio Villa, poi arriva Fabio Civitelli, sono tutti disegnatori che mettono un marchio molto forte sulla fisicità di Tex. E praticamente quando io sono entrato nello staff per disegnare il personaggio, mi è stato proprio detto di conseguire questi canoni. Ecco, ovviamente un indirizzo ti è stato dato. Ovviamente poi ognuno ha il suo modo di disegnare, il suo stile, e alla fine viene fuori quello che è il tuo Tex. Certo. Però comunque è un rispettare abbastanza ferreo di alcuni principi, sia estetici, torno a ripetere, ma anche di messa in campo del personaggio. Come sta a cavallo, come si muove. Senti, ma esiste una vera e propria scuola di fumettisti? Tu hai avuto modo di insegnare a qualche allievo questa professione? Allora, io ho insegnato per 10 anni nella scuola di fumetto di Firenze. È stata un'esperienza molto bella, perché comunque hai il contatto con ragazzi giovani e che, se vengono lì, sono interessati a quello che fai e al mondo del fumetto. E ho avuto anche giovani disegnatori che sono venuti da me al mio studio per iniziare a intraprendere questa carriera, per capire qualche sì, segreto. Soprattutto per delle informazioni dal punto di vista tecnico, perché io mi sono reso conto che la differenza fa nel disegnare, quindi nell'uso costante dei materiali, nel miglioramento che si fa quotidianamente e viene fatto. Quindi un ragazzo ha bisogno di conoscere alcune cose, e io ho cercato di fornire queste informazioni ai miei allievi. Senti, uno dei tuoi allievi può darsi che sia stato anche Filippo Cenni? Sì, Filippo è stato, diciamo, un allievo un po' anomalo, perché lui è arrivato da me, che già era molto bravo, e poi è diventato ancora più bravo. E parlando e lavorando insieme, anche lui si è affermato e oggi è un validissimo professionista sul mercato francese. Ecco, anche lui quindi dà man forte a questa tradizione dei senesi che riescono a sfondare, no, in questo campo. E allora ti abbiamo fatto una piccola sorpresa, siamo andati a trovarlo noi, Filippo Cenni, grazie a Elena Cardaioli, che lo ha intervistato e ci ha raccontato questo. Seguiamolo assieme. Thank you.
casa di Filippo Cenni, un amico, un giovane fumettista che è stato allievo di Alessandro Bocci in qualche modo. E che quindi siamo venuti a trovare per sentire da lui appunto la sua esperienza, come è diventato fumettista, come è arrivato a fare fumetti da un passato di archeologo, mi risulta. Sì, sì. Quindi vabbè, procediamo con ordine. Sì, perché allora, effettivamente c'era un po' di disordine. Allora, hai fatto liceo classico. Sì, sì. Tra l'altro ho visto da una foto che abbiamo lo stesso professore. Buonfanetti. Buonfanetti, non possiamo non... Non possiamo dimenticare, in nessun modo. E poi quindi mentre facevi il liceo classico però coltivavi questa tua passione per i fumetti, perché già allora facevi... Sì, le vignette, ma in realtà ce l'avevo da prima, nel senso... Me la porto dietro da quando sono bambino. Quindi già... Sì, ho ritrovato delle agende che rubavo alla mia mamma, era carta, penne, disegnavo. Ho iniziato prima ancora di imparare a scrivere, quindi... Quindi una passione parte parecchio da lontano. Quindi poi però hai scelto comunque di fare il liceo classico e non un liceo artistico, comunque istituto d'arte. Ma allora mi sarebbe piaciuto un liceo artistico, però non c'era a Siena. E sì, sinceramente andare a Firenze era un po' un sacrificio per le superiori. E poi mi consigliarono appunto che per i fumetti tutto sommato era meglio fare il liceo classico che non l'istituto d'arte, perché comunque... Il fumetto è un settore un po' particolare, poi in Italia, specialmente in quegli anni, era ancora visto come non come arte, quindi il rischio era di andare lì e poi magari abbandonarlo perché lì trovavi altre cose, non lo vedevi più come un qualcosa di interessante, sarebbe stata una perdita. Peccato. Quindi però durante gli anni del liceo hai fatto anche proprio un corso di fumetto a Gubbio, mi pare. Allora, l'ultimo anno, sì, che anzi per due anni di fila l'ho fatto, sì, che... Per curiosità, ma fu molto utile, perché per quanto fosse soltanto una settimana, il primo mi ricordo fu più generico sul fumetto in generale, il secondo invece sulla sceneggiatura, e quello lì me lo l'ho riusato, diciamo, ecco come... Comunque appunto anche durante gli anni del liceo, poi partecipavo a concorsi anche tipo il giornalismo. Allora, della quello alle medie, che si fece quella, sì, fu molto carina. Quindi hai vinto addirittura un... Sì, lo vinse la classe. La classe. Però l'avevo disegnato tutto io. Posso immaginare. No, era... Sì, è una cosa me la porto dietro da sempre. Poi l'ho un po' interrotta, appunto, anche col liceo l'avevo interrotta perché non c'era molto tempo. Sì, poi insomma c'era anche abbastanza da... Perché un conto è fare vignette, un conto è fare la storia a fumetti, sono due cose diverse. Cioè, una storia a fumetti ti ci vuole tanto tempo. Sì, l'abbiamo visto in tutte le tue tavole. E tanta testa, quindi se c'hai altre cose impegnative da fare diventa un po' un problema. E io infatti l'ho abbandonata, insomma l'ho messa un po' da parte negli anni del liceo e poi anche negli anni dell'università. Ecco, perché arrivando all'università, anche lì però hai fatto una scelta abbastanza, diciamo, lineare relativamente al liceo, quindi comunque hai scelto... lettere con indirizzo archeologico medievale. E quindi so che tra l'altro ancora oggi si ricordano i tuoi plastici spero di sì perché eri bravissimo non solo a disegnare ma anche proprio a fare plastici. Infatti poi scoprì anche questa cosa e sì, iniziai con le ricostruzioni grafiche, diciamo. E poi appunto si disse: ma proviamo a farle anche tridimensionali. Col discorso appunto da ragazzino avevo la passione, facevo diorami, soldatine, e dissi ma riusiamo anche questa. Effettivamente sì, per un po' d'anni è stata forse la cosa più divertente, no, perché comunque dell'archeologia era tutto divertente, cioè mi piaceva molto anche fare ricerca, la carta archeologica di Buon Convento è stata una bella esperienza, insomma.
Quindi rimanendo nel discorso dell'archeologia, so che tra l'altro lui ha fatto campagne di scavo, sì, ha partecipato a carte archeologiche, sì, insomma una cosa che appassionava. Sì, sì, molto. E poi so che sei stato anche dal 2008, forse al 2011, dimmi te, mi sembra, direttore sì. del museo addirittura archeologico di Murlo. Sì. Quindi comunque, insomma, no, anche no, in quel allora, campo hai avuto le tue soddisfazioni. Sì, 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 no, anche quella è stata una bellissima esperienza, diciamo. È stato infatti molto faticoso lasciarla l'archeologia, non è che è stata una... Ecco, però l'archeologia, quanto archeologia medievale, quanto ha influito poi anche sulla scelta dei tuoi personaggi, dei fumetti, perché guarda caso i personaggi, uh-huh. i tuoi fumetti, quantomeno i primi, si parte da Ghino di Tacco, poi vabbè, Gatta Melata da Narni, in seguito ovviamente altri personaggi sì, poi sì. con i suoi fumetti francesi di cui parleremo, quindi in qualche modo la storia però ti ha affascinato e ti ha portato a fare questo tipo di fumetto? Sì, allora non so quale viene prima, quale viene dopo, nel senso io ho anche quasi la certezza che l'abbia scelta apposta archeologia medievale, perché mi piaceva comunque immaginarmi la storia e poi appunto anche in funzione del fumetto, o forse in funzione il fumetto è in funzione di immaginarsi la storia, non lo so, la cosa un po' si mischia, però sì, la sto riusando insomma in maniera più o meno diretta, ma anche nel metodo diciamo per ricostruire gli ambienti dove cercare magari cioè, sai dove andare a... sì dove andare a parare archivo, ecco. Immagino, no? Che... sì sì dove cercare le fonti e capire un po' se sono giuste o no, perché ora chiaramente noi si fa tutto su internet che è comodissimo, ma il problema di internet è che c'è veramente di tutto, certo. E quindi spesso che ne so anche quando vai a disegnare l'armatura del cavaliere, cioè te cerchi cavaliere medievale ma ti viene veramente di tutto, cioè se non sai te già distinguere rischi di farlo di un'altra epoca insomma, ecco, certo. Quindi sicuramente sì ecco, quindi partendo dal primo che è storia e leggenda di Ghino di Tacco, sì, insomma, questo che è stato un personaggio affascinante, no? Questo è stato proprio il Robin Hood di Siena, di Siena. Ecco, come è nata la... Ma questa qualcuno se la... Allora, nacque perché io venni a sapere che al comune di Radicofani avevano il sogno, perché era una cosa ovviamente irrealizzabile, di fare un film o uno sceneggiato su questo personaggio a cui loro sono affezionatissimi, giustamente, insomma, perché era simpatico. Certo. A che dissi, vabbè, se hanno in mente di fare... È la prima volta che sento un'amministrazione che vuol fare un qualcosa che non è il classico libro scritto. E quindi mi presentai e mi proposi per fare il fumetto appunto in alternativa al film, che comunque anche loro sapevano benissimo che era una cosa ovviamente, cioè avresti dovuto trovare chi lo produceva, ma insomma una cosa ovviamente irrealizzabile. Il fumetto era molto più economico e molto più... Quindi l'idea piacque e lì sì, è stato... Io tra l'altro proprio in quegli anni avevo incontrato Alessandro Bocci e quindi... diciamo la cosa asco bene, disse vabbè questa è l'occasione per iniziare e anche imparare, perché poi quando fai una storia di non mi ricordo quant'era, 70 pagine insomma, subito? Sì, mi sembra una settantina, se non ci lui... sono nome, no, sono qui là, sono? Giù in basso. Adesso sono un po' ciecata, sì, 70. 70, quindi che anche fuori taglio rispetto è molto più lungo rispetto alla media dei fumetti. E sì, questo è il primo, per cui è quello disegnato peggio ovviamente. Ma, perché insomma, sì. Mi sembra bellissimo ovviamente. No. Ah, quindi scusa, questi disegni, un po' una domanda stupida, mi rendo conto, cioè quindi sono tutti fatti da te a sì, mano? Sì. Cioè, tutto dal primo all'ultimo, non c'è niente di grafica a computer no, o cose? No, ma non si usa, cioè anche chi disegna al computer disegna, eh. Cioè, che usa la tavola grafica e non la matita, però comunque, insomma è tutto... Sì, sì, è sempre roba comunque disegnata. E i testi sono tuoi? Di questo sì. Cioè, dei primi lavori che ho fatto in Italia, sì.
Poi in Francia no, perché ovviamente devi lavorare su testi loro. Ecco, quindi passando da Ghino di Tacco, poi siamo arrivati a Gatta Melata da Nardi, che è un altro personaggio, insomma, Sì, famoso, qui è storico. stato un po' lo Questo stesso, come... è un po' lo stesso procedimento, nel senso avevano, dopo aver visto Gatta Melata, la provincia di Terni era interessata a fare un qualcosa di simile su questo personaggio perché a Narni c'è un festival del fumetto tutti gli anni. E Quindi quindi disse, cosa di vabbè, meglio, abbiamo quel eh? personaggio e quindi sì, è stato un progetto analogo, insomma, un'altra biografia di un personaggio storico locale, poi locale però insomma di importanza Sì, nazionale. nazionale certamente. Quindi vedo che sono tutti in bianco e nero, ma i tuoi Questi, fumetti allora io disegno in bianco e nero, poi eventualmente in vengono Francia sì, perché in colorati. Francia colorano qualunque Qualsiasi cosa, cosa. Vediamo tutti, da Asterix sì, ormai. Asterix è un po' il modello, ora quello è un genere ovviamente comico, Completamente, no? Però certo, è il però modello sì. è quello, l'albo cartonato, formato grande e colorato. Ecco, quindi dici un attimo, com'è che dà una dimensione quindi senese, toscana, un po' italiana di fumetti prodotti quindi comunque localmente, com'è che poi hai fatto questo salto e sei arrivato a produrre invece in Francia, insomma, su riviste anche importanza Ma era un po' una scelta, internazionale? forse, nel senso che se ti piace fare il fumetto storico, perché a me piace fare quello, devi andare in Francia a Ecco, farlo, perché quindi la perché lo Francia, fanno lì. diciamo, ecco, è proprio la patria del fumetto storico, Sì, quindi. si può dire di sì, nel senso se in Italia esce un fumetto storico una È volta Francia. ogni 10 anni, in Francia nel frattempo ne sono usciti qualche centinaio. Quindi è Sì, un è proprio, è un filone. genere che a loro piace, che va come va la fantascienza, il poliziesco, tutti gli altri generi, quindi insomma è lì, E cioè, quindi hai buona parte dei partecipato, fumetti. diciamo, o hai mandato Ah, no, dei io li ho iniziato ad tuoi andare su, nel senso fanno un festival tutti gli anni, sarebbe il corrispettivo della nostra Lucca, Lucca, però è quindi sì. serio lì, nel senso ci sono gli editori, perlomeno i primi anni, ora non so se lo fanno ancora, ma proprio erano previsti degli incontri con gli autori che si proponevano appunto disegni, progetti vari e io ho iniziato appunto a fare questi viaggi della fortuna. E dopo un po' d'anni sì, mi hanno contattato. Cioè, nel momento all'inizio io avevo sbagliato a dire il vero, ma perché mi era stato detto devi andare su con un progetto e io ce l'avevo il mio progetto, però poi mi sono reso conto dopo 1 o 2 anni che in realtà loro cercavano dei disegnatori perché Ecco, gli perché. scrittori in quegli anni ce n'avevano troppi praticamente. Quindi poi ritornai su solo come disegnatore e a quel Ha punto poi mi avuto. contattarono prima per fare questa storia qui che è piccolina, Che è che l'Alsazia, sarebbe storie sì, questa era dell'Alsazia, una molla, tutte le leggende. leggende della Francia e divise per regioni e questi erano lavori, erano mi sembra 5 storie di autori diversi dentro lo stesso albo, che era un lavoro piccolino però siccome la Il tuo Soleil Léonard. qual è? Il mio è Sì, lo vado a questo vin cercare. impronunciabile, Ecco, Le ma ti volevo chiedere, ma parli Pietre bene francese? di Vigne. Parlavi No, già bene bene no, francese bene no, prima? bene no. Allora, l'avevo studiata a scuola, quel Ah, poco che si ok, quindi studia al questo non liceo, è cioè male. 3 anni di medie e 2 di superiori. Ah, che comunque è già una buona partenza, perché se uno non Sì, l'ha fatto per niente, insomma, francese. però sono sempre stato un somaro, a francese per le È lingue questa straniere. quindi? No, sì, O... a qui inizia, da qui, queste pagine qui, sì. Certo. Infatti questo è colorato perché Colorato da loro la loro, sì, che qui finiva a colorano. Venezia, era anche carina come storia. Bella. E quindi è piaciuta talmente tanto e poi ti hanno chiamato per le Per le successive. successive, diciamo, il primo lavoro importante è stato questo di San Luigi, perché comunque questo era un album completo. Sul santo francese praticamente, E quando fai un su... album completo, a quel punto, insomma, Sì, si quindi può tu dire che la cosa è partita. esclusivamente No, su... no, i testi no, però i disegni sì. Esatto. Con la Glénat, che anche questa appunto è una delle più grosse case editrici francesi, quando inizi a lavorare con queste, poi a quel punto se uno il lavoro lo fa bene, poi
Quindi loro ti danno i testi della storia e sui testi tu disegni le tavole. In questo caso c'era anche degli storici che facevano. C'è anche del nudo, vedo delle scene un po'. È stata contestata questa. Ecco, perché non. Sì, perché questa è una collana un po' particolare, perché è un po'. C'è un pubblico vastissimo, nel senso. Cioè non è un fumetto per bambini, però è un fumetto di divulgazione. Cioè lo scopo è quello di far conoscere la biografia del personaggio. Infatti, paradossalmente mi sono ritrovato a fare gli stessi identici lavori che facevo in Italia, cioè le biografie dei personaggi storici, però di livello appunto Lutero, San Luigi, no? Certo, un po'. Però è lo stesso, cioè la biografia a fumetti del personaggio, con lo scopo di far conoscere la storia. Quindi per le scuole, biblioteche, quindi, non è. Diciamo le scene di nudo. La scena di nudo ho trovato delle contestazioni. Oddio, insomma, da parte di qualche mamma. Io sì, insomma, tutto quello che si vede in televisione a qualsiasi sì, ora, infatti, direi. Insomma, quello ho pensato io, francamente. Sì, sì. No, invece molto 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 bene. Però sì, sono fumetti, diciamo, anche un po' didattici, ecco, come. Complimenti, perché sono davvero molto belli. E quindi poi da San Luigi a Lutero. Poi dopo Lutero, che era sempre la stessa collana, con lo stesso editore. E anche questo ha avuto molto successo. Ma questo l'hanno stampato anche in Italia, perché a un certo punto iniziò la Mondadori a pubblicare questa collana, il Son Fellestoire. Però San Luigi mi hanno detto è troppo francese. Effettivamente San Luigi in Francia è super. Sì, in Italia l'ha vista un po' più. Invece Lutero è più internazionale. Internazionale, sì. Anche se ovviamente di maggior interesse nel nord Europa e magari. Sì, da noi in Italia magari un po' meno, però effettivamente una collana dice si presenta personaggi storici mondiali. E poi si finisce con la battaglia di Azio, quindi questa è una collana sulle grandi battaglie navali. È sempre la stessa casa editrice, però è un'altra collana. E questa sì, la cura d'Elite, che è un autore proprio, lui è specialista di storie di marineria in genere, la preistoria forse no, ma insomma dall'epoca greca fino a ai giorni nostri, lui sa qualunque cosa. Ma quindi lui ha dovuto fare uno studio particolare per il fatto appunto che si parlava di battaglie navali. Allora, qui anche in questo caso mi è stato fornito il testo e in questo caso avevo modo appunto di avere la consulenza dello stesso autore, che tutte le volte, insomma, mi ricordo mi mandò tutta la documentazione sulle galere, su come avvenivano le battaglie, cioè qualunque cosa chiedessi in questo caso. E qui avevo bisogno, perché i romani poi alla fine, sì, mi interessano, ma erano un po' al di fuori dalla mia epoca. Esatto, e quindi me li sono dovuti un po' ristudiare, con piacere. Ma. Ecco, con curiosità ti chiedo, vedendo queste facce, no, dei personaggi, ma ti sei mai ispirato, ti ispiri mai a persone che conosci quando disegni personaggi o sono sempre solo di fantasia? Allora, in questo caso mi sono ispirato anche a quello che si sapeva, per esempio per Lutero ci sono tanti ritratti, anche per Azio mi sono ispirato ovviamente ai busti, sì, a quello che c'è di. Poi è un'ispirazione perché poi il personaggio ti viene sempre a morire. Ecco, non c'è qualche tuo amico che magari è finito dentro. Allora, inconsciamente forse sì, magari. Però diciamo no, consapevolmente ancora no, però ho intenzione di farlo. No, perché poi tra l'altro hai fatto durante l'università anche le ferie matricolari. Sì, quindi di facce strane l'ho viste. Di facce, gli amici. Sì, sì, anche la voglia, sì, ce n'ho. Quindi in che anni l'hai fatto le ferie? Dal 95 al 2002, sì. Il più possibile, insomma. Quindi ho partecipato, immagino, anche alle operette. Operette, sì. Coreografie. Con scarso successo a livello di attore, però mi ci sono divertito. Magari a disegnare. Un paio d'anni ho dato un po' una mano a fare le scenografie, sì. Ecco. Che comunque è una cosa poco diversa rispetto al fare. Sì, ora uno dice, vabbè, sai disegnare, sì, d'accordo, se c'è da fare il disegno, ma impostare una scenografia è proprio un altro lavoro, è quasi più da architetti che non da disegnatori. Questo sicuramente, però credo avere una buona manualità. Sì, no, una mano puoi darmelo sempre data. Quindi diciamo oggi, se ti chiedono che lavoro fai,
Oggi posso dire fumettista, fino a qualche anno fa ero un po' più confuso. Quindi fai il fumettista e a che progetti hai o ai quali stai? Ora sto lavorando con un'altra casa editrice, non è più la Grenat, la Del Cour, che sì, sono queste tavole qua. Che questo sarebbe una collana sugli assedi visti però dal punto di vista degli assediati. E anche qui sono tutta una serie di volumi su assedi diversi, e questo qui sarebbe l'assedio di Orléans. Quindi dove... comunque si parla sempre di... Siamo sempre, sì, di Francia, storia, sì, insomma, francese. E qui da noi o in Italia, comunque anche a Siena, così hai qualche progetto? Allora, qualche progetto c'è, però ve ne parlerò quando... Si torna? Quando tornate, no, quando sono sicuro che la cosa, diciamo, va in porto e anche quando so quando va in porto, perché sicuramente si parlerebbe di un bel po' di anni fa, anzi tra un bel po' di anni, perché prima c'è da fare questo, poi ci avrebbero da scriverlo, quindi se tutto va bene è un progetto di cui magari riparleremo tra due o tre anni. C'è tempo. E questo sì. A che punto è del... Questo è finito, devo disegnare il secondo episodio, perché quelli che ho fatto finora erano solo un episodio unico, questi qui sono due. E quindi verranno pubblicati entrambi? Sì, più o meno, cioè sono uscite annuali generalmente, quindi penso prevedano di far uscire questo nel 2024 e poi a ruota nel 2025, mentre spero lavorerò agli altri lavori. Sì, sì. Allora, in attesa di vedere questi qui pubblicati e magari dei lavori anche a Siena, in Italia, insomma, che ti auguriamo di fare presto, di mettere presto Grazie. In pratica. Ti salutiamo, ti ringraziamo per la tua disponibilità. Grazie a voi. E ti verremo allora a trovare quando avrai altre cose da farci vedere. Molto volentieri. Grazie. Grazie. Chissà se poi l'allievo supererà il maestro, ma direi che le prerogative ci sono un po' tutte. Certo. Più giovane di te, Filippo, di una decina, 12 anni. Sì, vero, sì, più giovane di me. Filippo è molto bravo, avete visto che ha una preparazione notevole dal punto di vista del fumetto storico, e quindi sta avendo un buonissimo successo in Francia, e quindi... Lunga vita Filippo. Lunga vita Filippo. Ecco, intanto mentre parlavamo sono scorse le immagini di tantissimi personaggi. Sì. Questo chi è nella fattispecie? Questi sono personaggi della Marvel Comics. Capitan America è questa nuova versione che è uscita qualche anno fa, prima dell'ultimo restyling della Marvel. E questi sono disegni che io ho fatto sempre per le manifestazioni del fumetto. Quando partecipavo come autore in presenza, cioè mi recavo fisicamente alle manifestazioni per proporre i lavori che facevo. Ecco. Questo è un lavoro che ho fatto per tanti anni, anche se oggi non lo faccio più perché è un po' cambiata il clima delle fiere del fumetto è un po' cambiato. Un po' cambiato. Sì. Senti, la nuova tecnologia, quindi del computer, internet, eccetera,
vi ha un po' aiutato anche nel trasmettere tutti i vostri elaborati, perché immagino che prima sì. lo veniva fatto per posta, poi per fax, sì. adesso in un attimo vengono scansionati e mandati sì. con un click a destinazione, no? Quindi la tecnologia vi è venuta un po' incontro, ha accelerato sì, un po' i tempi di sì, trasmissione. Sì. Questa cosa qui è stata un avvento fondamentale, nel senso nello snellimento dell'iter lavorativo. Mm. Soprattutto la tecnologia dei primi anni 2000 fino al 2010 è stata fondamentale, da lì in poi ancora oggi, dal punto di vista della documentazione, per esempio, perché abbiamo visto i fumetti storici, Tex può essere considerato un fumetto storico, e quindi ha bisogno di una documentazione continua, ferrea e sostanziosa. Ecco, internet oggi ti dà tutte quelle immagini che ti servono, che prima ti dovevi andare a ricercare in pubblicazioni, quindi in libri, biblioteche. Era molto complicato. Era confessa, mi raccomando, a me gli occhi. Ti è mai capitato di ritoccare qualche cosa a disegno finito con il Photoshop? Io no, perché io lavoro completamente a mano, non uso programmi, non uso il digitale, mentre oggi tantissimi disegnatori di fumetti disegnano in digitale. Quindi io, tu sei rimasto ancorato alle sì, vecchissime anche perché Tex non, secondo me va ancora disegnato a quella maniera, perché e poi soprattutto io ho bisogno di avere fisicamente la pagina fra le mani, mentre lavorando in digitale hai solo un file e non hai più un originale, non esiste in digitale, anche se oggi c'è un grandissimo dibattito, perché Dio, non è anche la copia zero del digitale, è un originale, ho capito, ma non è un originale. Senti, il tratto a china finale non viene dato con il classico pennino di una volta, ma con dei pennarelli a china? Viene usato, oggi ci sono una miriade di materiali a disposizione. Ora siamo un po' nella tecnica, sì. Scusa, ma credo sia interessante. No, è molto interessante. I nostri maestri, da Galep a Ticci, come abbiamo visto, lavoravano pennino e pennello, però hanno impostato, così come i grandi autori americani o come i grandissimi illustratori europei, hanno impostato graficamente una tipologia di tratto, no? Che si ottiene usando pennino e pennello, cioè anche oggi se uno disegnasse un pennino e pennello disegnerebbe il fumetto in maniera perfetta. Pennino e pennello sono stati sostituiti anche qui da metodi e da mezzi più moderni, pennarelli, pennelli sintetici, pennelli acquarellabili, e quindi dal punto di vista tecnico ha una varietà di soluzioni molto più vasta e anche molto più interessante e divertente per chi li usa e per chi lavora, insomma. Senti, mi raccontavi a microfoni spenti che questo personaggio, in particolar modo Tex Willer, ha travalicato i nostri confini ed è approdato anche in altri paesi, certo. Vero? Ha avuto veramente un successo, direi, europeo, ma anche internazionale. Sì, così. Sì. Però non ha attecchito negli Stati Uniti. Ma pochissimo. Ma perché negli Stati Uniti, gli anni in cui Tex ebbe il boom, fu il momento in cui il West andò in calo come genere. Poi in America si afferma, dal punto di vista dei comics, si sono affermati i supereroi, altri personaggi, quindi hanno tutta Spider-Man, una Batman, quindi fisicità completamente Superman, diverse, storie completamente diverse, e quindi il genere poi gli americani l'hanno riscoperto grazie poi agli italiani, perché con gli spaghetti western sono tornati a riscoprire Sergio Leone, certo. E il genere, fino ad arrivare poi a oggi. Quel filone cinematografico ha fatto le fortune, ha spopolato negli anni, al termine degli anni 60, anni 70. Anni 60, insomma, anni 70, sì. È stato. Non ce ne perdevamo sì, uno. Sì. E oggi forse è stato per un pugno di dollari, ma comunque quello più eclatante, certo. No? E oggi sono stati riscoperti come veramente dei classici, la roba lì. Cioè, è stato un lavoro enorme. Perché lì per lì sembrava un film fatto così, ma invece si è rivelato eccezionale. Su quel filone hanno avuto fortuna anche i western più comici, no? Sì. Con Bud Spencer e Terence Hill, no? Ha trainato hanno tutto. Hanno fatto un botteghino anche quelli. Porca miseria, ha trainato tutto un genere fumettistico, sì, sì, sì. E fino a quel momento lì
era completamente morto. Ascoltami, siamo un po' quasi al termine della nostra chiacchierata, però io vorrei che tu ci raccontassi, se hai in mente, magari a volte può passare, no? Anche durante qualche notte insonna, no? Personaggi nuovi a cui dare vita. Ti è mai capitato di proporre e di dare vita a un personaggio che magari te lo sei pensato chissà quante volte e lo vorresti veramente veder vivere? Allora, io credo che qualsiasi autore di fumetti abbia un suo personaggio. E io, essendo un autore di fumetti, ho un mio personaggio. Hai un tuo personaggio. Cioè, ho la mia storia e un mio personaggio. È innegabile che il momento attuale per il fumetto non sia un grandissimo momento, perché il fumetto come forma di intrattenimento oggi è stato attaccato, tra virgolette, da tutta una serie di forme di intrattenimento più moderne. Penso ai videogiochi, penso a tutto quello che riguarda il gioco tecnologico. E quindi le finestre di movimento dentro la pubblicazione, dentro le uscite, si sono abbastanza ridotte. Il numero di lettori è sempre consistente, ma le case editrici si accorgono che non sta crescendo dal punto di vista della produzione, dell'interesse alla produzione italiana. E che sia cambiato qualcosa è innegabile. È innegabile. Però dobbiamo anche ricordare che il fumetto è stata una forma di cultura per i bambini, per i più giovani. Ma infatti, il buon fumetto, non parlo ovviamente, certo, dei fumetti. Certo. E poi c'è il problema reale, è che si è abbassato l'interesse delle giovani generazioni verso proprio il mondo della lettura in generale. E se è calato il leggere un libro, figuriamoci poi a leggere un fumetto, diventa sempre molto... È calato anche il leggere il giornale, infatti tanti dicono chiudono perché soffrono di questa crisi. I quotidiani hanno delle vendite bassissime. Sì, siamo passati al quotidiano online. E tutto questo è successo in maniera molto veloce, perché se pensiamo a questo mondo, già 10 anni fa era completamente diverso il mondo dell'editoria di oggi. E oggi il mondo dell'editoria sta cercando di reinventarsi e di sopravvivere scontrandosi con questo nuovo modo di intrattenere e di informare. Il fumetto in questo momento sta diventando un caposaldo, diciamo, tiene perché ancora mantiene in vita una professionalità e soprattutto io spero che possa continuare a trasmettere e a veicolare messaggi. Perché anche, per esempio, su Tex, che tutti dicono, ma disegni giornalini, ma dentro Tex c'è un messaggio bellissimo. C'è etico un messaggio anche. Etico, sociale. Informazione. E questo dovrebbe essere lo scopo. Per quindi cui il messaggio che possiamo lanciare a tutti coloro che sono educatori, no? Partendo certo. Dai genitori, ma anche altre figure, è quello magari di consigliare un fumetto in più e un gioco elettronico in meno. Sì, consigliare. Quindi un fumetto in mano, un giornalino in mano, mettendo da parte il tablet, io dico sempre ai nostri figli, ai nostri bambini, ai nostri nipoti. Ai nostri nipoti, togliamo un'ora il cellulare e mettiamogli un libro, un fumetto. Ecco. Dunque, non abbiamo citato Topolino, no. Vorrei in conclusione citarlo perché certo. Tutti quanti siamo cresciuti a pane, Nutella e Topolino. Giusto, hai detto bene pane e Nutella, perché mi ricordo da bambino Topolino tornavo a scuola dalle elementari, mentre mangiavo lo mettevo tra il piatto e il bicchiere e leggevo mangiando. Sì. E Topolino è stato anche quello, è stato... fantastico. Una cosa fantastica. Topolino, Paperino, tutti i personaggi di Walt Disney... Il fumetto è cultura. Cultura. Il fumetto è anche collezione, passione, ma il fumetto è cultura. Il fumetto è tante cose, tante belle cose, ma soprattutto è cultura. E oggi io ti posso garantire che è anche arte. Non arte. Più una forma d'arte. Di questo ne siamo assolutamente ma è convinti. Arte, è arte. Alessandro, ti ringraziamo per questa tua testimonianza. Ci hai in qualche modo fatto scoprire un mondo che conoscevamo forse in maniera un po' superficiale. Adesso, grazie a questa tua partecipazione alla nostra trasmissione, siamo entrati più nello specifico, abbiamo approfondito certe tematiche, abbiamo capito cosa c'è dietro alla costruzione di un personaggio, alla realizzazione
di una figura, di un disegno. Siete davvero degli artisti incredibili. Complimenti, complimenti vivissimi. Grazie mille. Grazie Alessandro e grazie a tutti voi che avete avuto la pazienza di seguirci anche in questa storia da raccontare. L'appuntamento, come sempre, è per venerdì prossimo per un'altra storia, sempre qui su Siena TV. Non mancate.